Via libera della giunta regionale della Campania all'attivazione di una fermata dell'archeotreno a Ponte Cagnano Faiano. A confermare la decisione l'assessore allo sviluppo e alla promozione del territorio Corrado Batera, che ha accolto di buon grado la proposta di valorizzare, mediante la tappa, il Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. Queste le date previste per le corse: 26 agosto, 23 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre. Il viaggio prevede la partenza dal centro di Napoli e l'arrivo, confermati a San Giorgio a Cremano, Pompei e Ponte Cagnano Faiano, al Parco Archeologico di Pestum. Verrà utilizzato un treno storico, con carrozze degli anni 30, 100 porte e locomotiva elettrica d'epoca.